so. Benvenuti ragazzi alla puntata 5 di Resident Evil 4. Eravamo arrivati che vi avevo fatto annoiare un botto sparando senza enfasi, però oggi sarò decisamente più gentile con gli zombie come lo sono con le donne. Sì, andiamo avanti. Cosa abbiamo qui? Basta parlare così. 900 PTAS. Secondo me queste si possono distruggere. Meglio non sprecare. Dai, andiamo avanti. Qui niente. Non mi piace questo posto. Troppo silenzio. Cos'è quella roba? Ragazzi, devo prendere quella roba. Barra un mare di roba. Un modo per arrivarci ci sarà. Guardalo lì. Wow. Sì, Tomahawk fail. Sì, su, mettetevi in fila, ragazzi. Fail. Troppo tardi, Ciccio. Sì. Domani magari. Dai. Raga, dobbiamo prendere quella maschera che c'è lì dentro. Oh madonna. La soluzione è una. Tanto si ammazzano, lo sapevo. Dai, come si fa a failare in questo modo? Ok, uno gli esplode in mano. Ma no, doveva esplodergli in mano. Ragazzi, dai che ce la facciamo, eh? Signori, che mira di M. No, raga. Ah no, quello lì è morto, che deficiente che sono. Oh. Niente ragazzi, dobbiamo fare la carica banzai. Otto! Madonna! Ok, dovrebbe esplodergli in mano. No. Di far scattare le trappole non c'è il benché minimo bisogno. Forse andando di qui però...
Si riesce ad arrivare alla maschera. Oh. Ragazzi, signori, guardiamo cosa c'è qui dentro. Erba verde, usa. Decisamente non si va giù per l'erba, per la maschera. Guardiamo dov'è la macchina da scrivere. È ancora in questo edificio, cioè è nell'edificio più avanti. Devo tornare indietro. Cioè, certe porte le apre con la manina bella e altre le apre con un calcio peggio di Chuck Norris. Non come Chuck Norris, peggio. Sì, questo Leon qua, ma lo soprannominiamo Chuck Norris, perché... Avantes... Sì, m'ha preso! Sì, cos'è? C'hai la riserva? Stai giù. Stai giù, stai... Io t'avevo avvertito. Non ho proprio più munizioni, eh. Ma ne avrò 20.000 della pistola, giustamente. Ok. Però usiamo la pistola. Sei uno, eh. Non è che ti metti a indicarmi. Ma guardateli, ma... Ma guardate me. No. Vieni qui. Bam, Chuck Norris. Cosa? Era ancora vivo. Che poi è incredibile come questi tizi quando vengano uccisi si ebolliscano. Granata accecante. Granata gigugi. Cos'è quella roba? Un pesce? Cioè un pesce con un proiettile non muore? Cos'è che è? Carpa americana grande, USA. Lo sapevo che mi ridava la vita. Dai, torniamocene su perché a fare un bagnetto delle fogne non credo che piacerebbe a molti. Signori, siamo usciti dal pixel ancora, cioè siamo rientrati nel pixel e usciti. Ci sarà da salvare qui in giro. Ehi raga, un'altra collanina da vendere. Questa volta però non ci casco più. Orologio da tasca. Ok, qui niente. Oh, finalmente colpi di la doppietta. Corvo. Ricarichiamo. Cioè, in poche parole, nella puntata fa, ragazzi, durante il filmatino lungo 6 anni, quel tipo lì incappucciato ci ha iniettato quella cosa lì viola. Chissà che cosa sia, in un gioco dove trovi in giro spinelli e erba verde, chissà che cosa possa essere. Che roba? In che direzione dovrei muoverla? Ah! No,
No, signori, che ingegno, proprio una roba così non l'avrei mai immaginata. Ho una macchina da scrivere, ragazzi. Lettere, sì, chi se ne frega. Apriamo. Soldi, quanti? 1000 ptas. Ragazzi, quello lì deve essere il tizio che ci ha iniettato prima quella roba. Non si fa neanche il buco nel muro. Ma anche i quadri sono invincibili. Ah, non era una macchina da scrivere. Era una chiave. E dov'è la macchina da scrivere? Ragazzi, deve essere qui la macchina da scrivere, perché? Hay un rumor, hay un extranjero entre Cosa? nosotros. Nuestro jefe se cuidará de la rata. Si la plaga es mucho mejor Oh que la no, infecte. Ercaboccia. Ercaboccia! Dai, è inutile. Oh no. You carry the same blood as us, it seems. Nevertheless, you're an outsider. Just remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. Oh no. Erica Boccia ci ha risparmiato. È stato il suo ultimo errore. Same blood. Signori, salviamo. Ok, ragazzi, eravamo arrivati che Ercapoccia mi ha appena risparmiato. Vediamo. Scusatemi un attimino di vedere se sto registrando, ok. La prudenza non è mai troppa. Muoviamoci. Sono in una casa molto bella. Madonna! Muori. Scusami se ti ho interrotto, ma non mi ha neanche attaccato, poverino. Ti vorrei lasciare l'opportunità di vivere, anzi, te la lascio. No! Non è giusto però, doveva chiudersi la porta, si chiude sempre. Allora, signori, era lì che faceva i suoi bisognoni. Allora. Se un mostro non mi assale, ho un uovo. Usiamolo. Ah, una macchina da scrivere. Rassa granale incendiaria. Prendo un biglietto, ovviamente le solite ptas. Ragazzi, sì, andiamo avanti. Prima o poi ci vendicheremo contro Ercaboccia. Mi sa che sto tornando al villaggio, l'ho detto prima alla segretaria. Oddio, chi è quel mostro? Ok, ragazzi, mi ha preso. Non ero pronto, stavo facendo il giro giro tondo. Quello lì è il tizio che c'è sulla copertina del nostro video. È un tizio, è un pazzo con la motosega. Ragazzi, lo freddo io. No, dai. Cioè, di nuovo, qui dobbiamo. Allora. Il tizio lo lasciamo lì dentro.
questa granata incendiaria, ma useremo la granata incendiaria per la prima volta, raga. Rassa inventario pieno. Sì. Ok, ragazzi. Ragazzi, non ho niente. Incredibile, sono riuscito a disequipaggiarmi da tutto. Allora, salviamo. Ora siamo pronti ad affrontare Ermotoseghista. Con... ecco, equipaggiamoci la granata incendiaria e affrontiamo il Basteso. Vieni. Resta la granata incendiaria. Ok. Adesso possiamo finirlo. Signori. Però devo ricaricare, mi sa, eh. Sì, è andato, ragazzi. No, non è andato. Io spero... no, non è ancora andato. Ma quanto ci mettono a morire? Allora. E altra granata incendiaria. Sì, signori! Ragazzi, è l'unica via che abbiamo. Quello lì è ancora vivo. Oddio! Ragazzi, mi ha sfiorato per un pelo. Ripiegare, ripiegare! Sì, signori, abbiamo chiuso. Ragazzi, non mi ricordavo di avere così poche munizioni, lo sapete? No, 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 no. Aia. Piantala di seguirmi! Ok. Ci ha ripreso. Perché ha un sacchetto in testa? Me lo spiegate, per chi è? Ragazzi, siamo arrivati che abbiamo salvato. Ma c'è un problema. Ok, cominciamo a riprenderci tutto. Prepariamoci le granate. Quel coso lì però mi insegue, perché ti possono... cioè, non credevo sapessero aprire le porte. Ragazzi. Ragazzi, dai che lo facciamo fuori. Stammi lontano. Allora. Sì, ragazzi. E altro fail. Sì, ragazzi. Rubino. Ragazzi, questo qui lo terremo in ricordo. Ah, munizioni per il fucile. Sì, finalmente l'ho freddato, ragazzi. L'ha incolato. Come dei deficienti, equipaggiamo il fucile. Così, tanto per fare, eh. Un nido.
Oh no. Spinello. Ok, è uno. E due. Munizioni tupitola. Ragazzi, ci ha dato un bel da fare quello lì, eh. Ho dovuto sprecare tutte le resta a granata che avevo. Sì, erba rossa, prendiamo l'erba rossa. A quanto pare non sono pochi quelli. Qui ci vorrebbe un'altra granata. Avrei una granata gigante. Una granata ghiacciante. Un forastero! Interessante. Oh, ragazzi, ok. Ragazzi, dai. Sì, vabbè. Vabbè, da qua vicino ce la faccio anch'io. Anche se non ho detto. Dai. Sì. Questo qui come lo freddiamo? Con la solita pistolina. Io ho una pistola e tu continui a tirarti fuori le armi. Ok, ragazzi. Apriamo. Bene, ragazzi. La puntata finisce qui. Ci vediamo alla prossima puntata. Vediamo che succederà. Vediamo soltanto dove mi risveglio. Oh no, di nuovo nel villaggio. Mitico, raga. A presto. Nella prossima puntata. Deidas, guarda quanti corvi. Madonna, sì. Il tesoro. Granada gigantesca.